Segretario, una vittoria per il cambiamento, il Partito Democratico crede fermamente in Diego Ferrara, in questa lista che avete presentato questa mattina. Innanzitutto Diego Ferrara è una persona che nei mesi difficili del Covid ha combattuto con il camice, perché è un operatore della salute e quindi è una persona che parla a questi tempi, in cui i cittadini giustamente hanno paura anche di questa fase che è molto delicata. Appunto, i dati dicono che può ritornare, sta ritornando, stanno crescendo i contagiati, quindi avere una persona che è in grado di amministrare ma che è in grado anche di conoscere che cosa serve per difendere la salute dei cittadini è un bene molto prezioso e anche raro, e questo è un grande regalo che noi facciamo alla città di Chieti e che quindi vuole parlare a tutta Chieti. Il Partito Democratico è uno strumento di questa battaglia, ha messo in campo una lista di donne e uomini che conoscono la città, che vogliono rappresentare il nostro progetto, e questo che ho detto anche nella conferenza stampa, questo significa che saranno al nostro fianco le donne e gli uomini del governo nazionale. Presentazione ufficiale della lista, sì. Apre ufficialmente questa parte finale della campagna elettorale. Diego Ferrara crede nella vittoria, una vittoria al primo turno per il cambiamento. Allora, io sono sempre sincero e diretto nelle mie dichiarazioni. Lotto per arrivare al ballottaggio. Se dovessimo vincere al primo turno, il che credo in questo momento molto improbabile, ben venga, ci mancherebbe altro, ma penso che arrivare al ballottaggio in questo momento sia l'obiettivo più razionale e più a portata di mano. Il pensare di poterci arrivare, quindi la fiducia di crescere nella città, sta crescendo, ed io sento ogni giorno di più l'entusiasmo non solo dei candidati delle liste della coalizione che mi sostiene come candidatura, ma anche dei cittadini con i quali parlo tutti i giorni, e non solo dei miei pazienti che continuo a vedere tutti i giorni nel mio ambulatorio. C'è fermento, un fermento positivo, e sono ottimista.